se mi sentite, al massimo la ridoppierò. Oggi sono su un aereo della Ryanair diretto a Edimburgo. Abbiamo 2 ore di ritardo perché un'ora è arrivato lui in ritardo, l'altra ora non l'abbiamo aspettato, lo slot di partenza. Andrò a Edimburgo per qualche giorno, vi farò i video. Il rumore dell'aereo, come potete sentire, è intorno agli 80 dB. Non si viaggia comodissimi, non si viaggia puntualissimi, ma almeno non si paga un'esagerazione per andare dall'altra parte dell'Europa. Ecco, finalmente ce l'ho fatta. Sono a Edimburgo. Guardate la scritta. 2 ore di ritardo, c'è ancora luce, qua sono quasi le 3. Probabilmente avremo altre 2 ore di luce qui, domenica sarà ancora peggio. Beh, vediamo che cosa riusciremo a vedere. Penso che sia una bella città. No, stiamo abbandonando l'aeroporto, come potete vedere un po' di campagna inglese. E il Murrayfield, signore. Uno fa 2 passi, sbuca l'angolo ed eccolo lì. In alto il castello di Edimburgo. Domani ci andremo. Allora, là sullo sfondo c'è il castello di Edimburgo. Se riuscite a sentirle di sottofondo, ci sono anche delle cornamuse. Dopo vedo di registrarvele. Questo è il Miglio Reale, Royal Mile, con tutti i negozi. Questa alle mie spalle è la cattedrale e dietro di me Royal Mile, una piccola libreria che ricorda molto Harry Potter. Le classiche case e le vie di Edimburgo. Molto bello e caratteristico. Tra l'altro sono quasi le 6 di sera e praticamente non è ancora totalmente buio, ma tutte le attività commerciali stanno già chiudendo. Come potete vedere, sono qua al Royal Mile Tavern. Sto mangiando questa sera un fish and chips. Edimburgo, mi stai conquistando.